abbiamo individuato la roulotte, il fuoristrada, il camion di Mantello Marco. Al pascolo vagante tutto l'anno, ed estate vai galpeggio dove? Vai in montagna, in Val d'Aosta. Ah, arriva in Val d'Aosta. Sì, arriva in Val d'Aosta, sì, sì. Poi dopo gli chiediamo bene, che ci saprà dirci sì. Meglio. Ciao Marco! Ciao Marco! Arrivo dalla Valmaina, trovo Marco, fai il video! Ragazzi, ciao! Tocco la mano, poi parliamo. Ciao Marco, ciao, bene. Tutto a posto, brava. Ah, allora, sì, che bello. Vabbè. Dopo andiamo non a fare un giro. Qua. Niente, qui non ha piovuto. Porca. Niente. Un po' di più, ma qui. Ma lui in temporale ieri l'ha fatto. E quindi non voglio dirti che è aggiustato, ma almeno ci fa andare il piano. No, è freddo. Di 30 cm stamattina. Sì, a 1300 metri. È freddo e purtroppo non cresce. A Carrù 20 cm di grandine. Però. Boh, ora sale la meletta, ci acciaruma un po', che poi continua. Andiamo avanti di vacche. Sì, ah, sì, il cavallo. Oh, il TPR. Sì, tiro pesante. Sì. Come si chiama? Mamma mia, guarda che roba. Oi là. Ciao pupi. Ciao. Ciao. Ah, giacche. Quello è il dispettoso. La usi un po' come capo. Ma sì, viene dietro. Un po' così, poi li uso, li tengo perché mi piacciono, certo, non è che certo, hanno certo. Non lo usi a portare. Ah no, a parte che è giovane la cavallina, qui 4 anni, 4 ma anni pensa, qualcosa. Sì, sì, sì. Ma non li usi più, via, noi non li usiamo più. In alpeggio un po' anche più. Sì, sì, tanto più. Orsa. E poi c'è l'altra col puledrino, poi. Non so perché si alzavano i vitelli. Non so perché si chiamano i vitelli. Tutti da piede giù. Allora, perché arrivi questa razza qua? La pezzata. È la nostra razza del nostro posto, la razza che abbiamo noi, diciamo. Allora il 90% sono tutte pezzate. Poi ho qualche incrocio barà proprio perché, sì. Perché mi piace. Ce l'hanno tutti la barà, tutti. Hai tutti. C'è la barà. Tutti più a puntare. Ti te ne porto una con una, va. A te ne porto una con una. Ma così, sennò la maggior parte sono tutte pezzate. Anche quelle nere, stessa razza delle rosse. E stai tutto l'anno fuori. Tutto l'anno fuori, stai qua. Tutto l'anno. E tutto nell'albrere? No, partiamo su dalla montagna, dal Biellese alto, scendiamo. Dove vai in montagna? Ma in montagna un po' le portiamo su qua nelle nostre montagne del Biellese, Bielmonte, ah. Su quelle parti di Val Sesso, in alta Val Sesso. E un po' le diamo via a Val Ragazzo su verso d'Aosta. Okay. Adesso 2 anni che andiamo sulla Tuil, ma dove troviamo? Però vi spostate col camion? Col camion. Quelle della Val Sesso di solito andiamo solo a piedi. Poi dipende un po' la stagione, il personale che si trova, perché qui è poi sempre una... Ah già, che è dura. Sempre un po' un'avventura, E vitelli non ne hai? Ma no, sai, ce ne sarà, ce n'è anche buono. Non ne ho anche venduti tanti, sono quasi tutti dei vitelli. Solo che restano magari un po' più indietro la mano. Però da là, noi che abbiamo la piemontese, dicono che sta razza qua è una razza che non va bene da carne. Ma sì, non... dicono... Perché io le vedo belle. Ma sì, però dicono, gli esperti diciamo dicono che non dà la resa. Latte ne ha poco, ma vedi alla pippa che... Ma dipende anche un po' dalle vacche, perché le vacche... Eccola lì, ma... Resta qua. Che appunto. Dipende un po' sempre dalla vacca. Questa vacca qua non è che sia senza latte, se guardiamo. Sì. E che sono fuori, fossero vacche magari... Però sai lì. Però essendo in via d'estinzione avete un po' di contributo. Ma sì, è sopra il contributo come diverse razze, non è solo questa che è il contributo. Sì. Diverse razze che c'è su questa roba qui.
boh, tiriamo avanti, un po' di una cosa, un po' dell'altra. E tuo padre ha le pecore? Mio papà le pecore, sì, 1500, 1600 pecore. Vabbè, c'ha ma poco. Sì, sì. Io ne vedo già tante, mio figlio che ne ha 300. Lì verso gira su lì, verso Carisio, Santiago adesso. Mio figlio un anno con un altro hanno fatto la zona di Alessandria. Così. Sì, sì, sì. Due anni fa. E noi 2 anni fa costava anche qua, due anni fa mi pare, eravamo arrivati giù quasi fino a Valenza. Ah, boh. E vai un po'. No, deve piacere. Deve piacere, sì. Comunque sì. Qua è una zona che non nevica. Ma non nevica, ma è anche una zona che c'è solo riso, eh. Vabbè. Riso, un po' di pioppi così, che sti pioppi sono sempre più rari. gran riso, sono belle, non patiscono la fame. Ma sicuramente. No, se fa il possibile per non farli da partire. Altro che, guarda che roba. Il cavallo è... Dejo, ti dico una cosa, io che commercio il fieno, avere dei clienti come Magliano... Non rendono niente, no, non rendono sarei niente. Sarei rovinato, capito? Neanch'io, io non ti rendo niente. Sarei rovinato, sempre fuori, sempre al pascolo, tutto l'anno. Non le chiudono mai, è una cosa... Mio figlio quest'anno non ha comprato una balla di fieno. Siamo rovinati. No, gliene ho dato, ogni tanto gliene do un po'. Sì, sì, sì. Poi ne ho anche un altro posto, le manzette giovani le togliamo e le ho lì vicino a casa sua. Ah, fatto, boh. Mi ha fatto conoscere. Ciao, Ciccia. Ciao. Ciao. Sento anche noioso, no? Che bello. Ciao. Un po' noioso. Sì, ma ora cuore me la leva, beh. Ma le donne come la fanno tutte così? Ciao mio Mac, che andiamo a bere. Guardate come si avvicinano, si girano tutte. E le porta a bere. Cardio merenga. Il toro. Thank you.
anche vitelline piccole. Ai, ale, ciao Pupi, dai, vai con la mamma, dai, dai. Sì, dai, vale. Vale, cerca il vitello, vai, vai. Ho fatto il pisolino. Ciao Ciccio! A tua mamma! La beverata! E fino a quando ti fermi giù in piana qua? Metà di giugno alla fine di maggio. Ah boh. Più o meno. Passa avanti. Forza, passa avanti. E oggi? Tu le vedi già oggi così. Oggi si piace attaccare, abbiamo gente, come noi, fanno vedere un po'. Sono già, non sono già lì. Ah, ma adesso non fanno. Guarda la cavalla col puledrino.
Siamo Marco e ci vediamo nel prossimo video, non so dove andiamo, dove mi porta Riccardo. Ciao Marco! Ciao, grazie, ciao! Ciao, ciao, ciao!